che ama la gente, che non prova invidia, che odiare non sa. Gente che non ha rancore, che ha come valore la tua libertà. Che porta in alto una bandiera nuova, che non si arrende, non si arrenderà, che lotta sempre per la verità. È questo il popolo della libertà. Dell'invito, mi fa molto piacere essere qui con voi davvero, perché tra l'altro Calimera per me, lo sapete, è una seconda casa, ma c'è anche un rapporto di particolare amicizia e stima con Luigi Mazzei, al quale subito facciamo un grande applauso. Principalmente una festa per lui, come tutti sanno, ormai ha cominciato di recente, alla fine del mese di marzo, una esperienza importante, lungamente attesa, tra l'altro visto che aveva fatto una campagna elettorale partendo proprio da qui, da questo cinema, da questa struttura, 4 anni fa, sta vivendo un'esperienza importante all'interno del Consiglio regionale della Puglia. È il riferimento, è per il territorio, ma soprattutto per la città di Calimera, che ha in lui certamente un interprete importante, significativo, coraggioso, in un momento particolarmente difficile che si inquadra all'interno di un'atmosfera molto densa di particolare impegno e di fervore, visto che siamo all'inizio di una campagna elettorale importante per le amministrative, per le elezioni europee. E allora salutiamo innanzitutto il coordinatore provinciale di Forza Italia Lecce, Antonio Gabellone. L'europarlamentare e capo delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo, Raffaele Baldassarre. L'onorevole Raffaele Fitto. Tenteremo di mantenere ritmo e come dire, tempi abbastanza aggiornati, movimentati, cercheremo di essere veloci, ma intanto introduciamo subito la serata con il saluto del coordinatore cittadino di Forza Italia, il Calimera, Antonio Mattei. Buonasera a tutti, un saluto all'onorevole Fitto, all'onorevole Raffaele Baldassarre, al presidente Gabellone e ai suoi consiglieri e assessori, agli onorevoli intervenuti, senatore Bruni e Rocco Palese, e a tutti gli amministratori comunali della provincia. Ci incontriamo questa sera per un motivo particolare, pieno di significati e di gioia. L'ingresso dell'amico e concittadino Luigi nel Consiglio regionale della Puglia. Dobbiamo dirlo con franchezza. Abbiamo seguito con impaziente attesa in questo ultimo periodo le annunciate dimissioni del consigliere regionale Mario Vaducci, che motivi professionali lo hanno portato poi a rassegnare, e al quale va un saluto dalla sezione Forza Italia di Calimera. Questo ha portato Luigi a proseguire il suo impegno in politica nel più alto consesso istituzionale della Puglia,
Un riconoscimento importante, importantissimo, a te Luigi, e che sentiamo anche nostro, dei tuoi e dei nostri amici, dei militanti di Forza Italia a Calimera e dei semplici cittadini calimeresi che ti hanno suffragato nelle elezioni regionali di ben 1.423 preferenze, su un totale di 6.695 in tutta la provincia. Pensiamo che i voti di Calimera sono stati sicuramente determinanti. A Calimera, con la preferenza singola, nessuno ha mai preso tanti voti. Un grazie all'onorevole Fitto per aver voluto Luigi nella lista per le regionali e quindi per averci consentito di arrivare a questo importante risultato nella Grecia salentina. Calimera, dopo quasi 20 anni, ritorna in consiglio regionale. Tanti ne sono passati da quando il nostro illustre e indimenticato concittadino Brigio Aprile ha terminato il suo ultimo mandato regionale. Caro Luigi, hai iniziato la politica a Calimera con i Pantaloncini Corti nel Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana ed eravamo insieme. Poi io fui eletto consigliere comunale e tu, dopo breve tempo, sei stato eletto delegato giovanile. Era il 1980. Nel 1985 anche tu entrasti a far parte del Consiglio Comunale e da subito ti sei fatto notare per la tua lungimiranza e determinazione. Certo, allora ci aiutava a Calimera la scuola di formazione politica che avevamo e che ci veniva trasmessa da maestri come Brigio Aprile e Antonio Campanelli. Partecipare ad un Consiglio Comunale a Calimera era assistere ad una lezione di vita. Componente del Consiglio, oltre a Brigio Aprile e Antonio Campanelli, c'era il professor Vito Giannone. Quando parlavano loro, per noi era come stare a scuola, da alunni. Da allora, con la tua umiltà, hai fatto politica e partecipato a tante battaglie locali, provinciali e nazionali, senza mai tirarti indietro, anche quando sembravano battaglie perse in partenza. Sei stato al servizio del partito. Lo possiamo scandire con la massima chiarezza, caro Luigi, lo hai meritato. Hai sempre agito con la massima lealtà e coerenza, superando anche momenti difficili. Sei stato forte, seguendo un percorso politico lineare. E sappiamo benissimo che nella vita come in politica, la lealtà e la coerenza con il tempo pagano. Coerenza, serietà e disponibilità. L'hai dimostrato in ultimo, con la rinuncia degli emolumenti per l'incarico che hai nell'amministrazione provinciale. L'augurio che noi ti diamo, caro Luigi, è di voler continuare a proseguire, a perseguire sempre con il massimo impegno il bene del nostro territorio comunale e salentino, di poter essere protagonista per un futuro migliore alle difficoltà che oggi hanno i giovani e le famiglie. Chiudo il mio intervento ricordando che siamo tutti impegnati alle imminenti elezioni europee, come non mai. Per il nostro leader Raffaele Fitto
e per la meritatissima riconferma per il lavoro svolto da Raffaele Baldassarre. Come siamo abituati a Calimera, dobbiamo andare di casa in casa, contattare i nostri amici e i familiari sparsi nella circoscrizione elettorale meridionale e chiedere il consenso per Forza Italia e spiegare le ragioni. Dobbiamo tirare fuori il nostro orgoglio di appartenenza, dobbiamo avere un risultato straordinario in termini percentuali. Dobbiamo spiegare il perché del voto utile. Dobbiamo contribuire in maniera determinante ad eleggere Raffaele Baldassarre e a far raggiungere un risultato da record a Raffaele Fitto. Nessuno nel partito lo merita come lui e più di lui. Antonio Mattei, implicitamente abbiamo già deciso che questa è la postazione che tutti gli ospiti utilizzeranno per i loro interventi. Abbiamo concordato una scaletta e adesso è il momento di Antonio Gabellone, il quale siede accanto a Luigi Mazzei anche perché come dire, questa sorta di seduta scenica, no, non è un caso, ma fammelo dire Presidente questo. Questa seduta scenica richiama l'idea di una collaborazione forte che è durata per 5 anni, perché come tutti sanno, come tutti sapete, Gigi Mazzei è stato ed è il capo di gabinetto del presidente della provincia di Lecce, Antonio Gabellone. E questo è testimonianza di un rapporto di collaborazione, ma anche evidentemente di grande stima e di grande apprezzamento reciproco. La parola adesso al coordinatore provinciale di Forza Italia Lecce, Antonio Gabellone. Grazie Marco per le precisazioni e un saluto naturalmente a tutti i presenti, tantissimi. Io non provo a citarne alcuni, l'assessore Pacella, l'onorevole Latri, il senatore Gallo, l'onorevole Palese, il senatore Bruni, il consigliere provinciale Gigi Manca, il vice sindaco, c'è il consigliere provinciale Roberto Marra, il sindaco Rolli e poi un saluto particolare a Raffaele Baldassarre, europarlamentare, all'amico e non può essere diversamente con cui abbiamo vissuto, diviso in 5 anni di straordinaria collaborazione e di forte impegno per riorganizzare una istituzione che era stata ridotta in situazioni di estrema difficoltà, in un periodo non semplice, in un periodo in cui evidentemente il taglio dei trasferimenti, ma non sto qui a tediarvi con aspetti di tipo finanziario, devo dire che comunque, ciò nonostante, noi abbiamo mantenuto gli impegni, l'abbiamo fatto attraverso una coesione straordinaria della squadra di governo e attraverso un supporto forte di tutto il partito, tutti gli amici che hanno compreso i momenti di difficoltà ci sono stati vicini. E naturalmente a Luigi Mazzei va il grazie per un lavoro straordinario che ha compiuto insieme a me, e veramente un in bocca al lupo, gli auguri per questa nuova esaltante impresa, importante questo ruolo, tra l'altro in rappresentanza di un'area, anch'io voglio ricordare Prizio Aprile, consentitemi di farlo, spesso lo ritrovavo per le strade di Tuglia della mia comunità, sempre presente per seguire da vicino le piccole cose, ma le cose importanti. E quindi Luigi riprende una straordinaria rappresentanza di un'area importante, che è quella della Grecia Salentina, in cui c'è molto da lavorare. E c'è una comunità che ha bisogno di sostegno, che ha bisogno di aiuto, c'è una fascia di elettori
che diciamo, hanno bisogno di un riferimento. Quindi a te il compito di rappresentare nelle istituzioni un territorio importante che rappresenta un pezzo importante dell'intero puzzle del Salento. Io lo dico spesso, noi abbiamo una straordinaria terra, quella salentina, in cui ci sono diverse identità, e una delle identità, una delle realtà più belle, più forti, più decise, più frizzanti è quest'area della Grecia salentina. E poi diciamo un in bocca al lupo, grazie per quello che fa continuamente l'onorevole Raffaele Fitto, che sta portando avanti una battaglia importante in un momento particolarmente delicato per Forza Italia. È un momento difficile, lo possiamo notare da ciò che accade ogni giorno, ma è un momento decisivo perché evidentemente queste elezioni europee rappresentano un test decisivo per quelli che saranno gli scenari futuri. Quelli che saranno gli scenari futuri all'interno del nostro partito e non solo, ma anche evidentemente oltre lo stesso contenitore, oltre lo stesso partito, perché ci sarà da riorganizzare un'area di centrodestra che ha bisogno di riconsiderare sulla scorta dei valori di riferimento un progetto politico che evidentemente va armonizzato, modellato con quelle che sono le istanze che provengono dalla società civile e proiettato su scala europea, quindi su un diciamo uno scenario di importante per quello che l'Europa rappresenta oggi per i governi nazionali. E su questo tema riprendo per un attimo il ruolo straordinario di Raffaele Baldassarre in questi cinque anni anche lì difficili, di duro lavoro, in cui Raffaele Baldassarre ha rappresentato il Salento e non solo nel Parlamento europeo, con grande equilibrio, con grande professionalità, determinazione. Lui oggi rappresenta, è il capo delegazione dei parlamentari di Forza Italia nel Consiglio europeo, Parlamento europeo, e evidentemente se questo avviene perché in lui si è riconosciuto un ruolo di leadership, di guida importantissimo, e noi lo ringraziamo per aver raggiunto questa sinergia su di lui, ma lo ringraziamo soprattutto allo stesso modo contestualmente per il lavoro che ha svolto sui tanti interventi fatti per politiche di ordine generale, di valenza nazionale, ma anche per quello che ci riguarda più da vicino, su temi che riguardano il nostro Salento. L'ultimo, lo cito spesso in questi incontri, la capacità con la sua insistenza, col suo impegno di portare qui la commissione, una commissione di ispezione a proposito dell'Axileno, un problema serissimo che ha colpito i nostri ulivi, e raddrizzando un po' la bussola ad una regione che sino ad oggi, da questo punto di vista, Luigi, avrei molto da lavorare, non aveva preso la strada maestra. Quindi un contributo sì dalle cose piccole, ma anche nelle cose semplici, ma anche nelle cose complicate, laddove c'è da valorizzare i nostri prodotti, i prodotti italiani e quindi anche i prodotti salentini. E quindi noi affidiamo a lui, insieme diciamo a Raffaele Fitto, un importante messaggio da portare in Europa per una terra che vuole crescere, che vuole distinguersi, che ha in sé tutte le potenzialità per farlo, delle eccellenze straordinarie nella quale terra evidentemente dobbiamo imparare anche noi a fare sistema, a fare sinergia, a stare insieme, perché sennò rischiamo di essere diciamo schiacciati senza perdere quell'identità e quella salentinità che diventa un tratto distintivo, un elemento distintivo. E poi, e chiudo Marco, e poi naturalmente un valore straordinario da un punto di vista politico, che è quello rappresentato dalla presenza di Raffaele Fitto. Raffaele Fitto in questi mesi ha portato avanti in Forza Italia una battaglia importantissima di democrazia, di confronto, rispetto alla quale battaglia evidentemente anche chi ha cercato di mettersi di traverso ha perso un'occasione utile per ristabilire una situazione di dialogo, di confronto, nel momento in cui probabilmente per una serie di vicende che non mi attardo nell'elencare e denunciare,
la leadership di Berlusconi, diciamo, subisce un momento di difficoltà. E allora in questo momento di difficoltà gli uomini che hanno la capacità di elaborare progetti, gli uomini che hanno la capacità di presentare proposte, chi ha la forza del consenso attraverso una presenza costante, attraverso una operosità per fare in modo che il Salento, la Puglia, il Mezzogiorno d'Italia, se solo penso per un attimo ciò che Raffaele Fitto ha fatto da ministro nel rapporto con le regioni e per la coesione, il compito specifico per la coesione territoriale che ha avuto con le risorse straordinarie che ha destinato per le infrastrutture, per l'università, per i beni culturali, alcune iniziative che poi si sono concretizzate anche nel metodo di lavoro che ha istituito, che ha consentito che il perder tempo delle regioni potesse essere sopravanzato da una centralità del suo ministero che evidentemente ha svolto un ruolo importantissimo nella organizzazione, nella raccolta di quelle che erano le esigenze strutturali di un territorio per evidentemente finalizzarle in termini di progetto e di risorse. E allora tutto questo ha un senso, e ha un senso se noi supportiamo questa attività e questa iniziativa con un consenso forte, che deve essere un consenso che va oltre gli aspetti immediatamente elettorali. È un consenso da affidare a Raffaele Fitto, che ha un significato fortemente politico, che apre scenari nuovi rispetto ad una opportunità che il centrodestra ha di proporsi alla guida di questo paese. Altrimenti il rischio è che il populismo, la demagogia molto spesso di chi oggi governa questo paese possa travolgere tutto e tutti attraverso delle iniziative che sono solo slogan e di facciata. Nella sostanza il paese rischia ancora una volta e di più e sempre di più di andare verso un baratro di cui gocce dovranno essere raccolte un minuto dopo che qualcuno avrà sgombrato il campo. E allora il centrodestra ha bisogno di Forza Italia che sia forte, che sia radicata, e nella nostra terra, nel Salento, noi abbiamo il compito, semplice per certi versi, pur difficile in un momento di grande difficoltà, di far trionfare l'impegno, la rappresentanza, la voglia di partecipazione che Raffaele Fitto rappresenta. E quindi un appello da coordinatore a far sì che questa stupenda coppia di Raffaele e Raffaele possono avere dopo il 25 di maggio un risultato straordinario per il Salento, per la Puglia e per il Paese, per la Nazione Italia, per il centrodestra, per tutti quei cittadini che hanno voglia di lavorare, che hanno voglia di impegnarsi, che hanno voglia di essere rappresentati da persone serie, oneste, capaci di poter supportare e rappresentare un territorio. E quindi grazie a Luigi per aver, e auguri per quella che sarà la strada che hai dinanzi, un anno impegnativo nel rappresentare quest'area e tutto il Salento, ma evidentemente non c'è tempo per godersi questo risultato importante perché si è già proiettati verso un nuovo impegno, che è quello dell'elezione del 25 maggio, a cui presenti io faccio un appello straordinario, chiedendo un impegno straordinario per un risultato eccezionale. Grazie. Grazie ad Antonio Gabellone, che è stato quasi perfetto nel rispetto dei tempi e quindi non meritava alcun richiamo d'orologio. L'occasione, evidentemente particolarmente gradita dell'ingresso, in questo caso, visto che siete qui per questo, di Luigi Mazzei nel Consiglio regionale della Puglia, serve chiaramente per, come dire, stringere la messa a fuoco, cambiare la lunghezza focale degli obiettivi in virtù di una campagna elettorale che, come è stato già detto nei due precedenti interventi, è cominciata e che richiede particolare impegno perché è particolarmente difficile sotto tanti punti di vista. Chi in questi anni, attraverso il suo ruolo in Europa, è riuscito a portare, a trasferire
una serie di codici che erano piuttosto criptici, se non addirittura criptati, che ci ha consentito di scoprire e di sapere qualcosa di più sull'Europa, è proprio l'onorevole Raffaele Baldassarre. In tanti, grazie a lui, ai suoi scritti, alle sue interviste, alle direttive che ha curato, cioè l'attività legislativa di cui si è occupato in prima persona, dicevo, tanti di noi sono riusciti ad avere qualche strumento in più per avvicinare l'Europa, da molti considerata particolarmente lontana, a noi, al nostro territorio, a questa porzione della Puglia e del Salento. Dico tanti, non tutti, perché ci sono sempre quelli, dico io, canuni scotula manco la scupa della Befana, bella questa, non ve l'aspettavate, ma i più attenti, i più interessati, certamente sì. E allora tentiamo di capire qualcosa di più dalla sua riflessione e dal suo intervento. Sapete, ma lo ricorderà anche lui, immagino, Baldassarre ha curato importanti direttive per quanto riguarda il nuovo brevetto unico europeo, il marchio Made In, e ancora la direttiva sui ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione, che sappiamo quanto significa e che cosa produce a volte in termini di danni questo ritardo. Allora, per tutto questo, e per altro ancora, evidentemente, la parola all'onorevole Raffaele Baldassarre, deputato del Parlamento Europeo. Grazie, grazie Marco, grazie Antonio per le belle parole espresse, grazie a tutti voi per essere qui questa sera, sicuramente per, come dire, per una manifestazione importante, per un evento importante che è quello del Luigi Mazzei in Consiglio regionale. E io non potevo mancare, indipendentemente dalle circostanze della campagna elettorale per le europee, perché io ho conosciuto Luigi da ragazzo, eravamo giovanissimi democristiani, lui naturalmente a sostegno di Brizio Aprile, io impegnato nella campagna elettorale di mio padre, e questa strada nata allora, molti, forse troppi anni fa, è continuata e ci siamo ritrovati quando la Democrazia Cristiana è finita, abbiamo dato vita al Partito Popolare in tante occasioni, tante battaglie, tante belle, entusiasmanti battaglie, e io l'ho sempre avuto al mio fianco, l'ho sempre avuto vicino a me, l'ho sempre sostenuto nelle sue battaglie, abbiamo avuto grandi successi, inevitabilmente c'è stata anche qualche sconfitta. Io ricordo la sera della sfortunata campagna elettorale del 2004 alle provinciali, quando Luigi in televisione continuava a dire: non è finita, non è finita, non è vero che abbiamo perso. Io non l'ho dimenticato e quindi sono qui per esprimere tutta la mia soddisfazione e la mia felicità per il tuo approccio, perché per aver coronato un obiettivo che da tempo perseguivi e che è un giusto riconoscimento ad un impegno, ad una coerenza, ad una lealtà, ad una storia umana e politica, e quindi davvero un esempio di quello che noi vorremmo divenisse il nostro partito, dove finalmente l'impegno, la coerenza, la lealtà, le battaglie alla fine sono medaglie e permettono di selezionare una classe dirigente, perché così si forma una classe dirigente. E la battaglia che facciamo oggi, la battaglia che facciamo per queste europee, ha questo duplice significato. Uno, specificatamente per le europee, è un tema che vede la gente lontana, è sempre stato così. In questa campagna elettorale poi non c'è nemmeno l'opportunità di avere la vicinanza, anzi la contemporaneità delle elezioni provinciali, quindi di tanti amici, candidati con lo schieramento di centrodestra che si muovono e portano naturalmente se stessi e poi anche le elezioni provinciali. E ancora di più non abbiamo il nostro leader, non c'è per la prima volta dopo tanti anni come capolista in ognuna delle nostre circoscrizioni Silvio Berlusconi, che di per sé
ha sempre mobilitato, ha sempre spinto al voto, è stato determinante nel determinare, nel convincere ad andare a votare tanti che hanno votato Forza Italia. Quindi è una campagna elettorale difficile quella che dobbiamo fare, per queste oggettive difficoltà, ma è anche una campagna elettorale che vale la pena di fare, per un motivo principale, che l'Europa, per quanto possa essere lontana, è nella nostra vita, è nel nostro futuro, e nelle prospettive che abbiamo, e la via d'uscita da questa difficile situazione passa certo dalla situazione nazionale, prima di tutto, ma passa anche dalla necessità che questa Europa cambi, e noi, che questa Europa deve cambiare, che questa Europa a guida tedesca non va bene, e soprattutto non va bene per il nostro paese. Siamo stati i primi a dirlo e abbiamo pagato per questo. Perché che questa preponderanza del ruolo tedesco in Europa fosse eccessiva e assolutamente dannosa per i paesi del Mediterraneo, a dirlo per primo fu il presidente Berlusconi. Che questa tendenza al pareggio del bilancio sia una strozzatura delle economie in difficoltà nel Mediterraneo, lo ha sostenuto l'allora presidente del Consiglio Berlusconi. Che il fiscal compact, cioè abbattere il debito pubblico di 50 miliardi di euro all'anno dal 2015, sia un impegno che l'Italia non è assolutamente nelle condizioni di poter sopportare, se non vogliamo impoverirci più di quanto questa crisi ci ha impoverito, è stata una delle battaglie in Europa di Silvio Berlusconi. Che la Banca Centrale Europea debba diventare una banca che emette moneta anche a rischio di alzare poco poco l'inflazione, stiamo allo 0,5, rischiamo la deflazione, pur di mettere in circolazione il denaro che è necessario, è stata una battaglia di Berlusconi, e tutte queste battaglie, cari amici, sono costate a Berlusconi l'uscita dal governo nazionale, perché non c'è dubbio che quello che oggi scrive Friedman nel suo libro fosse in realtà già un dato di fatto in quel di Bruxelles, dove la posizione dell'Italia rappresentata dal presidente Berlusconi, e quindi la posizione del terzo paese europeo per forza, per contribuzione, era un ostacolo ai disegni franco-tedeschi. Questa è stata una delle ragioni principali, con l'aiuto di altissime autorità istituzionali in questo paese e con il tradimento di chi poi è uscito in Forza Italia. Questo ha determinato la fine di quell'esperienza. E noi oggi siamo in campo per cambiare questo, perché non si può immaginare che questa ricetta, che ha prodotto 26 milioni di disoccupati, o almeno non è riuscita a risolvere il tema della disoccupazione diffusa in Europa, cambia. E siccome quasi sicuramente il risultato fra il Partito Popolare Europeo in cui noi siamo e il Partito Socialista, che ve lo ricordo anche oggi, ha come capolista Schulz e un altro tedesco, il risultato dipenderà in buona parte dall'Italia. I 20, 25, non vogliamo limiti alla presenza ai deputati di Forza Italia in Europa, potranno rappresentare l'ago della bilancia, e noi eserciteremo, se ci saremo, tutta questa forza per modificare questi assetti politici. Quindi questo è il primo tema. Poi penso anche che, viste le tante difficoltà ma anche le tante opportunità, l'inaridimento delle fonti di finanziamento da parte dello Stato, del governo, delle regioni, sempre più l'attenzione degli imprenditori, dei comuni, delle associazioni va a come vengono utilizzati questi benedetti fondi strutturali, perché è una vergogna che ancora oggi la regione Puglia, a fine mandato, a fine settennato 2007-2013, ancora, anzi 2015, abbia ancora da spendere 2 miliardi di fondi europei di sviluppo regionale e 500 milioni di euro di fondo sociale europeo, altro che i vanti che cerca di illustrare Vendola, e sempre più è necessario anche collegarsi a quelle che sono le grandi opportunità e le grandi legislazioni che dall'Europa vengono e poi vengono adottate in Italia. Ma questo è un tema della campagna elettorale che magari affronteremo in altro.
L'altro tema, caro Luigi, è proprio quello che ti accennavo all'inizio. Questa campagna elettorale che vede la presenza di Raffaele Fitto in lista ha questo senso. Ha il senso di una battaglia politica, ha il senso di una battaglia fatta perché finalmente nel nostro partito si inizia a ragionare non con legittimazioni che vengono dall'alto, ma con una legittimazione, con una leadership, con un'indicazione di selezione della classe dirigente che nasce dal basso, in cui avere voti, avere consenso, fare proposte non sia un limite per il quale bisogna addirittura interrogarsi se mettere in lista o meno una persona del genere, ma sia l'opportunità perché la gente, il territorio abbia voce. Cari amici, dopo il 25 si ricostruisce un quadro politico, non c'è dubbio che bisognerà riguardare tutto quello che da quel risultato verrà fuori, eppur nella convinzione, nella certezza, perché se no non staremmo qui, che la linea è quella di essere nel solco di quella che ha tracciato Berlusconi, nel riconoscimento della leadership di Silvio Berlusconi, nel profilo che Berlusconi ha ritagliato a Forza Italia. Non c'è dubbio che partendo da questo noi dobbiamo attrezzarci per il futuro, perché il centrodestra rimanga una rappresentanza importante dei moderati italiani e ci possiamo rappresentare ancora un futuro se cambiamo, perché se non ci diamo la forza e la necessità di modificare questo modo di impostare il partito, per noi non c'è la possibilità di reggere la scena. È quindi necessario, opportuno, che Raffaele Fitto abbia un grande risultato per dare un segnale, per dire che quello che c'è dietro Raffaele è la maggioranza silenziosa di questo partito. Perché così? Perché Fitto ha il grande merito di correre il rischio di essere quello che le dice le cose che tutti pensano ma non dicono, ma lui le dice. Perché quando, e io lo ricordo in tutti i miei interventi, in una trasmissione della Sette, un gruppo di ragazzi della Giovane Italia di Milano dice: noi siamo qui, militiamo in assoluta assonanza con Silvio Berlusconi, ma vogliamo cambiare questo partito, il nostro modello è Raffaele Fitto, è il sintomo di qualcosa che ormai è maturato nel nostro partito. Quando i miei colleghi del Parlamento Europeo mi intempestano di sms e telefonare che vogliono parlare con Fitto, che vogliono incontrarsi con Fitto, che vogliono collegarsi a Fitto, è perché l'esercito dei militanti, degli eletti, di quelli che si confrontano con la gente, di quelli che il consenso lo prendono dagli elettori e non gli viene dall'alto, avverte la necessità di questo cambiamento. E questo cambiamento non è, è necessario sia suffragato da un grande risultato, perché non è la sua battaglia, non è solo la battaglia di una persona, è la battaglia di una classe dirigente intera, è la battaglia di un territorio che, se vuole continuare ad essere centrale, non può non intraprendere una strada difficile, a volte non compresa, ma la strada del cambiamento e del rinnovamento nel segno di una leadership. Quindi queste le ragioni profonde per chiedervi l'impegno in questa campagna elettorale. Raffaele Fitto naturalmente sarà impegnato in tante regioni, sono 6 regioni, sono la Campania, la Calabria, la Basilicata, l'Abruzzo, il Molise, e se avete parenti o amici chiamateli, un voto fuori dalla Puglia vale il doppio, ma un voto nella Puglia e un voto nel Salento e il maggior numero di voti possibili nel Salento sono un grande risultato. Per me possono rappresentare, come l'altra volta, la metà dei voti che sono stati sufficienti per avere, grazie a voi, l'affermazione di essere eletto. Per Raffaele possono costituire la piattaforma su cui far nascere questo grande risultato. E quindi davvero grazie per il vostro impegno, per quello che potrete fare, per l'entusiasmo con cui farete questa battaglia per noi e anche per questo territorio. Grazie.
E dopo l'onorevole Raffaele Baldassarre do la parola a Luigi Mazzei, non prima di aver chiamato in causa un piccolo contributo video. È una raccolta di fotografie che è stata montata, assemblata sotto forma di clip che durerà pochi minuti, che ci aiuta a conoscere, o meglio, a ripercorrere l'esperienza di vita, soprattutto l'esperienza politica di Gigi Mazzei, che evidentemente è un'esperienza politica lunga, ce ne accorgeremo non soltanto dal numero delle foto che vedremo, ma anche, come dire, dalla polvere, per così dire, che alcune foto si portano dietro, perché sono foto che riguardano anche tempi lontani. Vedremo per esempio il primo comizio di Luigi Mazzei a Calimera, nel primo anniversario della morte, dell'uccisione dell'onorevole Aldo Moro. Quindi parliamo del 1979, esattamente un anno dopo, no, la morte di Aldo Moro nel 78, primo anniversario 79. Ho detto bene? Ok. Allora, possiamo vedere la clip. Thank you.
aperta ed è stata chiusa con un Gigi Mazzei bambino, piccolissimo, era in Belgio forse, quella foto, a Charleroi, dove è nato Luigi. Perché ci è servita questa clip video? Beh, perché evidentemente sappiamo che oggi anche alcuni percorsi politici cominciano all'improvviso, no? Anche grandi carriere politiche a volte possono cominciare all'improvviso. Nel suo caso, nel caso di tutti i presenti su questo palco almeno, c'è invece una storia che viene da lontano. Una storia, una sorta di cursus honorum, comunque di strada che è stata fatta a tappe, a diversi livelli, e con diversi impegni numerosi, alcuni gratificanti, altri meno. Ci sono anche le sconfitte in tante competizioni elettorali, ci sono poi le affermazioni e quindi le soddisfazioni. Sempre c'è evidentemente l'impegno di tanti, il sostegno della gente, degli amici, della popolazione. Allora, Luigi Mazzei. Cari amici, non posso nascondere un po' di emozione dopo aver visto quelle immagini. Dal 1979, insomma, 35 anni di attività politica in 7 minuti. Una corsa ovviamente nel tempo, devo ringraziare per questo un gruppo di giovani che mi stanno affiancando in questo percorso e che hanno voluto farmi l'omaggio di questa splendida clip. Ma ovviamente immaginate anche un attimino cosa si può provare in una situazione come questa, quando un ragazzo come me inizia, sembrava un brigadista rosso, a parlare e ricordare il primo anno della morte di Aldo Moro, però ricevo una formazione politica importante, determinante per la mia vita, con un maestro di vita politica che oggi non c'è più, che è l'amico Prizio Aprile, che mi ha dato la possibilità di apprendere tante emozioni importanti, una su tutte, la coerenza. Oggi essere qui con voi ovviamente è un'emozione fortissima, ma un'emozione ancora più forte me la dà chi non c'è più tra di noi. Abbiamo ricordato l'amico Prizio, ma nelle immagini scorreva la mia famiglia, i miei genitori, gli amici di molti di voi che sono qui, e sono convinto che avrebbero condiviso questa gioia con me. E qualcuno mi ha mandato un messaggio poco fa dicendomi che sono qui, e io li sento. Devo fare qualche ringraziamento, ed è doveroso, all'amico Mario Vadrucci, che mi ha dato questa opportunità. Sicuramente grazie ad una sua scelta, quella di proseguire nella carriera di compartigianato con un incarico importantissimo di livello nazionale, ma va ringraziato per l'impegno profuso e ovviamente per quello che potrà fare in quella postazione di rilievo nazionale. Un grazie va all'amico Raffaele Baldassarre, dico prima amico perché per me è stato prima amico, poi abbiamo fatto un percorso politico insieme. Sicuramente le sconfitte e le vittorie vanno di pari passo. Lui ha ricordato un momento, io ne ricordo un altro aneddoto simpatico. Elezioni regionali e comunali, io ero candidato sindaco a Calimera, lui era candidato alle regionali. Allora, exit poll di Telerama davano me sindaco, la sera lui lo davano consigliere regionale. Poi entrambi tornavamo a casa. Anche quella fu una cosa che sicuramente segnò un momento, ma è proprio da lì che nasce la forza. La forza nasce dalle sconfitte, nasce da quando ci si rende conto che effettivamente qualcosa non è andato, che bisogna ricostruire sugli errori.
Bisogna partire da quando si è soli, comprendendo chi in quel momento gli è vicino. È da lì che è partito Luigi Mazzei, oggi consigliere regionale. Da lì è partito Raffaele Baldassarre, prima consigliere regionale e poi europarlamentare. Beh, quindi questi amici che hanno una vicinanza non solo ideologica, ma anche dal punto di vista proprio del rapporto umano, ti fanno crescere. Un grazie particolarissimo devo farlo ad Antonio Gabelloni, un amico che si è dimostrato più di un amico, ma con una modestia che ovviamente credo di aver sempre avuto, dico che da lui ho imparato, ho ricevuto tanto. Sono convinto di aver dato tutto quello che potevo, perché chi mi conosce sa che non ci sono mezze misure per Luigi. Luigi dà sempre tutto quello che può dare, poi può darsi che non arrivi al top, ma dà tutto. Ma ho ricevuto da Antonio una considerazione, una stima, una vicinanza, un vedere un amministratore attento, e mi sento di dire oggi che, ahimè, si sta lavorando per chiudere le province, che chiuderà probabilmente la provincia, se mai chiuderà, poi vedremo anche questo passaggio, lo vorrò fare dopo, sicuramente il miglior presidente della provincia di Lecce. Perché fare senza soldi è la cosa più difficile, e noi abbiamo iniziato con 15 milioni di debiti fuori bilancio che il centro-sinistra aveva lautamente lasciato. Beh, l'ultimo ringraziamento, ma non per ultimo ovviamente, è quello all'amico Raffaele. Ha visto scorrere queste immagini e ha visto anche da quanto tempo stiamo insieme. Dal 1989, quando lui, appena diciottenne, dopo una tremenda... non era quella della 2000, dopo una disgrazia come quella che ha colpito lui e la sua famiglia, lo ricordo, venne a casa mia ragazzino insieme con l'amico Luciano Anfora, io ero allora il delegato provinciale reggente del movimento giovanile, e Luciano mi disse: sai Luigi, vorremmo vedere se è possibile riuscire a fare delegato provinciale della Democrazia Cristiana Raffaele Fitto. Io ovviamente allora ricordo ancora quei momenti vicino al camino di casa mia attuale. Poi facemmo i passaggi politici che erano doverosi, si fece il congresso dei Salesiani e così fu. Da lì iniziò la carriera di Raffaele Fitto, che nel 90 fu candidato al Consiglio regionale con il suo giovane bello, il numero 7. Calimera anche lì diede il suo apporto, votando uno che era Brizio Aprile e 7 Raffaele Fitto. Quindi noi stiamo insieme da allora, e da allora ad oggi devo dire che la lealtà, la coerenza non è un termine che scopriamo adesso. Lui sa tutti quelli che hanno attraversato insieme con lui nei momenti di difficoltà, quando eravamo CDL, perché Buttiglione ci stava portando in una strada che non era la nostra, quando siamo andati a fare un percorso fino ad arrivare a Forza Italia. Un percorso sempre di vicinanza, di lealtà, di correttezza, sapendo sempre che potevamo anche non sentirci per un mese, ma lui sa su chi può contare e noi sappiamo che possiamo contare su di lui. Quindi per questo grazie. Adesso qualche considerazione voglio farla anche sulla mia presenza. Mi fa piacere in questo momento delicatissimo, in cui è difficile anche parlare di un politico. Il politico è da avversare, il politico è il nominato, il politico è colui che è un prescelto, non dal popolo. Oggi la politica si è chiusa in questo, purtroppo, cul-de-sac. Dobbiamo riuscire a far riemergere i valori del contatto umano, del rapporto con le persone. E la mia soddisfazione più grande è quella di non sentirmi un nominato, ma di aver avuto circa 7.000 voti, rappresentati in gran parte qui, anche con grandi elettori oggi presenti,
che garantiscono un contatto con ognuno di voi diretto e avere la soddisfazione di poter rappresentare la gente, con tutto il rispetto del partito o del simbolo che vi ha fatto eleggere. Questa è la differenza sostanziale su cui ovviamente andiamo a giocare la partita. In un momento in cui il sistema dei partiti, dopo Tangentopoli, è sparito, siamo passati da un sistema dei partiti che erano il luogo di aggregazione, di compensazione tra le esigenze del territorio e i governi, ad un sistema leaderistico, populistico, che in maniera piramidale, dall'alto, sceglie e decide le sorti di ognuno di noi. Bene, questo non è un sistema confacente alla democrazia giovane italiana. Ritengo che sia stato utilissimo, e non va rinnegato, il leaderismo di Berlusconi, che ci ha consentito di arginare la sinistra che era già pronta con la macchina da guerra di Occhietto. Dobbiamo comprendere tutto ciò che è avvenuto da quel momento in poi. Dobbiamo dire che in quei 20 anni sicuramente l'Italia ha avuto un argine, grazie a Silvio Berlusconi, all'avanzata del postcomunismo. Ma oggi dobbiamo renderci conto che la nuova Forza Italia, che nasce dopo il PDL, deve assolutamente basarsi su due elementi essenziali: la meritocrazia e la democrazia interna. Questa è la politica che noi vogliamo, che la gente ci chiede, perché la gente vuole contare, vuole poter dire semplicemente cosa pensa, e può volerlo fare sia in un'urna ma anche all'interno di una sezione, altrimenti non ha più scopo nemmeno stare in una sezione, se uno non può avere la possibilità di esprimere la propria opinione. E io che sto curando già da subito, caro Raffaele, il rapporto privilegiato con i giovani amministratori, perché ritengo che noi siamo stati l'ultima leva dei giovani formati che poi sono arrivati a fare gli amministratori, e ritengo che un po' di qualità forse l'abbiamo dimostrata. Oggi dobbiamo consentire ai giovani che si affacciano alla politica di poter avere la possibilità di essere formati, di capire che la politica non è l'opportunismo di cambiare pur di mantenere uno status symbol. Bisogna essere coerenti, mantenere la propria posizione, la propria ideologia, difenderla fino alla fine, ma per fare questo occorre formare i giovani. E in questo ringrazio in maniera particolare i ragazzi che hanno confidato già sul mio impegno in tal senso, e cercherò di non deluderli, di avvicinarli, di dare una possibilità anche a loro, così come me la sono costruita nel tempo, ma grazie ad una formazione che avevo avuto. Ecco perché comprenderete che questa campagna elettorale per le europee, che ormai è alle porte, è una campagna elettorale particolare. Non è la solita campagna elettorale dove si decidono soltanto le sorti dell'Europa. Raffaele Baldassarre ha già spiegato quali sono i motivi essenziali per non essere schiacciati su una posizione tedesca, europeista, in maniera esclusiva. È evidente che dobbiamo dare ciò che noi possiamo per quello scopo. Ma noi stiamo per condurre una battaglia, a me preme sottolineare soprattutto quell'aspetto, che è politica ma è anche di vita e di ribalta nazionale per l'intero Salento. Perché la sfida che Raffaele Fitto ha lanciato a livello nazionale non ha eguali. Chiunque si sarebbe tirato da parte per cercare di mantenere la propria posizione di nicchia. Lui ha messo in gioco tutto se stesso, non ultimo dicendo: io posso essere anche l'ultimo della lista, perché poi leggeremo i voti il 25. E quella è la nostra sfida, vedere Raffaele Fitto primo in Italia per Forza Italia.
E dobbiamo farlo anche perché, e mi riferisco ai giovani amministratori che sono qui anche stasera e ai meno giovani, questa è la possibilità di ritornare a credere in una organizzazione di partito che rispetti i ruoli, che rispetti le persone, che rispetti il singolo elettore e ci dia la possibilità di poter spiegare alla gente ciò che eventualmente stiamo riuscendo a fare o a non fare. Quindi, come comprenderete, è una battaglia importante. Un ultimo aspetto è quello politico, perché io sono seriamente preoccupato per quello che vedo e leggo nella situazione politica italiana. Io vedo un ritorno e una deriva totalitaria molto vicina a quella del Partito Comunista Sovietico, e vi spiego il perché. Ricordate che in Unione Sovietica il presidente del partito era il capo di quello Stato ed era quello che dava l'auto auto e diceva: o con me o siete contro di me. Renzi non sta facendo nulla di diverso, sta venendo a dirci: questi sono i pacchetti che porteranno a cosa? A continuare ad avere un Parlamento di nominati, ma questa volta nominati da chi? 21 dal capo dello Stato, altri che saranno con triplice incarico. Ho fatto l'esempio in Consiglio regionale quando si è discusso della riforma costituzionale. Il sindaco di Bari dovrebbe fare il sindaco di Bari, il presidente della città metropolitana, il senatore della Repubblica. Questo o è il dono dell'ubiquità oppure ci stiamo prendendo in giro, perché con la scusa del risparmiare, perché non si risparmierà, perché tu dovrai riconoscere almeno i rimborsi di chi va e torna. Bene, allora a quel punto la mia richiesta in Consiglio regionale, devo dire che ha messo in difficoltà l'intera Assise, perché Amati è rimasto con soli 3 voti il renziano. Bene, di fronte a questa cosa ho detto: deve e dovrebbe essere elettivo. Cosa costerebbe andare a fare insieme all'elezione del Consiglio regionale la scelta dei senatori di questo territorio che andranno a rappresentare la Puglia? È una cosa logica, perché la gente deve andare in Senato a lavorare, a guardare le leggi che la Camera farà, a fare le sue osservazioni nei 30 giorni. E con questa scusa stiamo depauperando i cittadini di quella possibilità di eleggere e di bocciare la volta successiva chi eventualmente è stato designato a rappresentarci. Stessa storia sta avvenendo con le famiglie. Si è passati alla non elettività, ma un'elettività di secondo livello. Anche questo è un sistema che sta togliendo la rappresentatività ai cittadini. Bene, se non è questa una deriva totalitaristica, che cos'è? Significa che ognuno dovrà semplicemente stare al suo posto ed essere nominato, in questo caso da Renzi. Beh, questo mi sembra veramente troppo. Ecco perché la sfida che noi stiamo cercando di sostenere è determinante, anche perché il Salento non avrebbe più nemmeno la centralità. Se le province diventeranno di secondo livello, se si arriverà a mantenere soltanto le città metropolitane, il Salento non potrà nemmeno partecipare alla divisione e alla distribuzione delle risorse europee, rischiando che ancora di più si vada verso Bari, un baricentrismo che lo stiamo registrando ovunque, nella sanità, dove si vanno a rinforzare di personale le ASL, e pensate, l'ASL della provincia di Lecce avrà 29 unità rispetto a 400 che vanno a Bari. Questa è la differenza di ciò che sta avvenendo oggi in Puglia. Ecco perché, cari amici, e concludo il mio intervento, il mio impegno sarà finalizzato per difendere il Salento, e l'ho fatto dal primo intervento. Un troll ha già detto: ma qui siamo nella regione. Sì, ma io difendo e rappresento il mio territorio, e per questo ho presentato il mio primo ordine del giorno come primo firmatario sulla sanità, sui punti nascita di questo territorio. Ho presentato nei giorni scorsi il mio secondo ordine del giorno, che riguarda proprio l'impegno che Vendola dovrebbe assumere ad impugnare quella legge incostituzionale che mette ai margini il Salento, che è quella del Rio sulle province.
Ecco perché, cari amici, vi chiedo un impegno particolare, sapendo che la difficoltà di questo momento è veramente grande, di sostenere l'amico Raffaele Fitto e l'amico Raffaele Baldassarre. So che molti di voi sono delusi dalla politica, da una serie di situazioni che abbiamo parlato, sapete che il mio contatto con voi è quotidiano, ma vi prego di farlo nell'amicizia e nella stima che lega voi a me, ma nello stesso tempo perché è una battaglia decisiva per il Salento, perché Raffaele Fitto e Raffaele Baldassarre, vincitori da questa battaglia, faranno vincere tutti noi. Grazie amici. È stato uno dei pochi, anzi probabilmente l'unico, rispetto a scelte strategiche in un momento decisivo per Forza Italia, a tenere testa a Silvio Berlusconi. E questa cosa, in 20 anni di storia di Forza Italia, rappresenta una novità. L'onorevole Raffaele Fitto. Grazie, grazie. Luigi, che questa sera non è una, per quanto mi riguarda, una manifestazione politica e basta, è un po' una marcomba, perché le immagini e anche il clima, l'affetto che per la verità si percepisce proprio, si respira all'interno di questo cinema, è una cosa molto bella e affonda le radici molto, dei tempi molto lontani. Io ho contestato però a Luigi adesso l'origine di questo rapporto. Non è il 1989, non è il congresso provinciale dei giovani DC, ma io a Calimera ho un precedente, che è quello di aver vestito la maglia del Calimera. E quindi fui ingaggiato da Fabrizio Aprile, che mi chiese in prestito da mio padre e venne a giocare qui a Calimera in un campionato di promozione. Ma cito questo per dire appunto che i rapporti sono molto antichi e le conoscenze e le motivazioni sono, affondano nel tempo, e devo dire che l'opportunità che Luigi sta avendo di essere nel Consiglio regionale, non lo dico formalmente o per circostanza, lo dico perché obiettivamente è così, è un po' un premio anche per il lavoro che lui ha fatto, perché quelle immagini testimoniano una passione profonda che nasce da tanti anni, che ha visto momenti di delusione, perché quando sorridendo si ricordano le sconfitte, e ne abbiamo avute sconfitte, perché non è che non ne abbiamo avute, e si sottolineano invece momenti molto difficili che abbiamo insieme affrontato, nei quali con tanti amici, con Antonio, con Raffaele, con Luigi, con tutti gli amici che sono qui, non voglio citarli uno per uno, con i quali condividiamo, e non è un caso, tantissimi anni di impegno politico, si è sempre più cementata una squadra che ha creduto in un'idea, che ha messo la convinzione e che ha capito che in alcuni momenti bisogna abbozzare, bisogna riorganizzarsi, comprendere dove si è sbagliato, lo dicevi tu Luigi, è così, comprendere dove si è sbagliato per provare a ripartire con motivazioni diverse, anche maggiori, per cercare di ottenere dei risultati positivi in questo senso. E quindi a me fa molto piacere questa sera ricordare e riavvolgere questo nastro che parte da molto lontano. Peraltro devo dire che guardando l'immagine, con gli sforzi che facciamo, poi tutto sommato non è che sono passati tantissimi anni, ma non è che stiamo proprio malaccio, la differenza non è in più cosa, quantomeno ci sono delle circostanze nelle quali le fotografie sono proprio impietose. In questo caso il tempo è passato, però tutto sommato insomma ci siamo ancora e ci difendiamo in questo senso. Ma al di là delle battute, noi siamo qui questa sera per sottolineare questo nuovo impegno di Luigi. Lo facciamo tutti con una presenza corale, lo facciamo tutti con convinzione, lo facciamo tutti contenti per aver dato chi più chi meno in ruoli e formule diverse un contributo che ha consentito all'amico Luigi Mazzei di raggiungere questo importante risultato, che sono convinto, come lui ha sempre fatto, sarà messo a disposizione del gioco di squadra, del partito, perché al di là di tutto e al di là del ruolo che ognuno di noi svolge, l'obiettivo fondamentale è sempre quello di riuscire a creare una condizione nella quale ognuno
riesca realmente a dare un proprio contributo per raggiungere un obiettivo più ampio. E oggi siamo in una fase molto difficile, qual è quella di questo appuntamento elettorale, ma non solo dell'appuntamento elettorale dell'Europeo, ma anche un po' di quello che sta accadendo nel nostro paese da un po' di tempo, sul quale io voglio richiamare la vostra attenzione. Sarebbe molto riduttivo ragionare sulle elezioni europee in quanto tali o addirittura sulle singole candidature mie o di Raffaele Baldassarre. Il tema è un po' più articolato e più complesso ed è un tema sul quale dobbiamo riflettere per capire la rilevanza di ciò che è accaduto in questo periodo e soprattutto anche l'importanza di questo passaggio elettorale per il futuro del nostro paese, per il futuro della nostra realtà politica, ma anche per poter costruire su questo passaggio elettorale anche la prospettiva che riguarda i moderati italiani. E in fondo, in quelle foto, in quei passaggi che sono stati ricordati, c'è una costante che ci accompagna sempre. Dai tempi della Democrazia Cristiana alle divisioni, alle spaccature del PP, del CDU, del CDL, chi più ne ha più ne metta, fino all'approdo in Forza Italia e anche le vicende degli ultimi mesi, qual è la costante che tiene sempre insieme tutto? La alternatività alla sinistra e la coerenza della posizione, rifiutando anche in alcuni passaggi opportunità personali rispetto all'idea di un progetto politico che possa essere quello di essere lineari, coerenti e leali innanzitutto con i propri elettori, perché questo è il tema, e in secondo luogo cercare di portare avanti personalmente ognuno di noi una strategia in questo senso. E questa campagna elettorale rischia di diventare un po' una sintesi di tutti questi valori e di questi passaggi. Lo diventa perché noi siamo reduci da un anno molto complesso, molto difficile, un anno nel quale si è un po' chiusa, stretta una tenaglia di carattere politico, di carattere giudiziario, di carattere mediatico, nella quale una battaglia ventennale che è stata portata avanti rischia di trovare una risposta, perché quando viene ricordato che per la prima volta noi non avremo in campo Silvio Berlusconi, non può che venirci in mente tutto ciò che è accaduto in questi vent'anni dal punto di vista dell'azione che la magistratura, che certa magistratura, ha portato avanti. È vero che l'altro giorno un magistrato, nel discutere davanti al Tribunale di Sorveglianza la vicenda Berlusconi, ha detto molto chiaramente che Berlusconi potrebbe avere i servizi sociali a condizione che durante il percorso dei servizi sociali non critichi i magistrati. Ora voi comprenderete che siamo di fronte a un dibattito molto serio, perché qui è in discussione la libertà di parola, la libertà di pensiero, la libertà di impegno politico, e c'è il tentativo in atto in questa campagna elettorale di calpestare questi passaggi. E questo io lo voglio dire perché siamo reduci anche da alcuni momenti elettorali e non solo, nei quali sono emerse alcuni aspetti che sono sinceramente imbarazzanti. Gli aspetti sono quelli collegati a ciò che è accaduto anche all'interno del nostro partito, quando una serie di personaggi politici che sono nati e che sono cresciuti solo grazie al consenso di Berlusconi hanno recuperato nel momento di maggior difficoltà di Berlusconi, quando avrebbero potuto restituire minimamente tutto ciò che hanno ottenuto in questi anni, hanno recuperato un'autonomia e sono diventati personaggi politici. Io lo dico perché io non ho mai avuto un rapporto di questo tipo. Io ho sempre detto all'interno del partito quello che pensavo, l'ho sempre fatto apertamente, pubblicamente, e lo sto continuando a fare in questo periodo, perché ritengo che la realtà non sia quella di sostenere davanti una cosa e dietro un'altra, ma di dire pubblicamente ciò che si pensa. Ed ecco perché io in questa campagna elettorale ho chiesto di essere candidato a queste elezioni europee. Fino a qualche tempo fa pensavo di non doverlo fare, fino a qualche mese fa. Ho deciso di farlo perché ritengo che il momento che noi viviamo è un momento molto difficile, ed è un momento nel quale, se è vero come è vero che per questi vent'anni Berlusconi ha trascinato le campagne elettorali dando a tutti grandi opportunità, in un momento di difficoltà come questo ognuno di noi debba fare anche un po' i conti con la propria coscienza e quindi invertire il ragionamento. È facile scappare nella difficoltà, è difficile invece rimanere fedeli, coerenti, lineari nella difficoltà. Allora in questo momento uno si impegna, ci mette la faccia,
e si pone una domanda, avendo avuto queste opportunità in passato, a differenza di ciò che è accaduto fino a ieri, quello che noi possiamo fare per restituire un minimo di ciò che abbiamo ottenuto in questi anni. È semplice. Perché in politica c'è un'altra parola molto difficile da pronunciare, che è quella della riconoscenza, cioè di poter affermare con chiarezza nei confronti di chi ha avuto dei meriti storici importanti che bisogna riconoscere di quei passaggi, con difetti, errori, tanti ce ne sono stati in questi anni, per carità, non è questo il punto che qualcuno vuol nascondere, ma è inimmaginabile che chi nasce all'interno di questa esperienza e viene beneficiato totalmente con ruoli di responsabilità che mai avrebbe potuto immaginare, nemmeno lontanamente, di avere nel momento di maggiore difficoltà di chi ti ha consentito tutto questo, che cosa si fa? Si compie una scelta diversa e ci si ricorda di tante questioni che fino a qualche giorno prima sono state taciute perché non c'era nessuna possibilità di esplicitarle, ma addirittura c'era la paura di metterle di fronte perché c'era il rischio di non poter ottenere i ruoli ai quali non ha ambito. E questo è il tema sul quale si sviluppa questa campagna elettorale dal punto di vista politico. Ed è per questo che io mi sono scontrato all'interno anche del mio partito, dove non sbatto la porta e me ne vado se non sono d'accordo, ma dico con forza ciò che penso. E questo è un altro elemento di differenza. E devo dire che in questi giorni non è stato facile, perché quando ho colto questo momento di difficoltà ho proposto la mia candidatura, non perché ritengo che questa possa risolvere chissà quali problemi, ma perché ho fatto un ragionamento con me stesso, con la mia coscienza, di questo momento nel quale dare il proprio contributo, scendere in campo, cercare di fare il massimo per poter ottenere un risultato positivo nell'interesse complessivo. Eppure, e lo dico senza problemi, veramente, all'interno del nostro partito si è sviluppato un dibattito fra coloro i quali sostengono che all'interno del partito, se uno rischia di avere il consenso, non deve essere candidato. E io mi sono un po' interrogato in questi giorni, ho un po' discusso e dibattuto con chi ha sostenuto tutto questo e abbiamo ragionato anche scontrandoci, discutendo in modo molto forte, arrivando poi ad una determinazione che è quella appunto di aver dato il via libera, almeno mi auguro, a queste candidature, e si è aperta un'altra discussione alla quale faceva cenno Luigi, chi capeggerà o meno la lista. E io non ho nessuna esigenza in questo senso, perché ci sono due momenti per leggere l'ordine delle liste: mercoledì prossimo, quando saranno presentate, e lì ci sono un ordine che viene indicato dal partito che le presenta, e il 26 maggio, quando i voti stabiliranno l'ordine. Nel primo passaggio si può essere anche all'ultimo posto, l'importante è esserci e dare il proprio contributo. E nel secondo passaggio che si verificherà il lavoro che ognuno ha fatto e il risultato che ognuno ha ottenuto in questo senso. E lo dico soprattutto perché, guardate, questa campagna elettorale non si gioca solamente sulla pur legittima e importante difesa di un'idea e di una persona rispetto a ciò che è accaduto, cioè al nostro leader, ma si gioca anche sulla prospettiva. Perché il tentativo che è posto in essere in questo paese è un tentativo mediatico giudiziario che ha un obiettivo molto ben preciso: raccontare questi 20 anni di esperienza di centrodestra di Berlusconi, che sono stati, come dicevo prima, accompagnati da grandi risultati e da grandi errori, come tutte le esperienze politiche, ma che sono stati supportati da milioni e milioni di italiani. Non si può consentire a nessuno di raccontare questi anni come se avessimo vissuto in un romanzo criminale. Noi questo non lo possiamo consentire, perché non possiamo consentire che la nostra esperienza politica, il nostro impegno, il nostro consenso possa essere raccontato con queste modalità. E dico questo perché è importante anche porci il problema della prospettiva del futuro. Il risultato che noi otterremo in questa campagna elettorale è un risultato che ha come obiettivo quello di mettere una prima pietra per il futuro del centrodestra nel nostro paese, e dobbiamo farlo soprattutto perché siamo convinti e consapevoli del fatto che le difficoltà di questo momento dovranno trovare elementi di rigenerazione che non possono che passare da una rilegittimazione popolare, da un consenso che stabilisce
chi fa che cosa in base al consenso che la gente esprime. E queste elezioni europee sono l'occasione per poter far esprimere il popolo del nostro partito e del nostro paese, per dire con chiarezza in questo senso quali sono le persone legittimate a poter sostenere con forza una posizione e soprattutto per poter guardare ad una prospettiva che sia diretta per il nostro paese. Lo diciamo anche in riferimento alle ragioni profonde poi del rinnovo del Parlamento europeo. Non voglio ripetermi, Raffaele Baldassarre, Luigi, Antonio hanno già detto una serie di cose. Raffaele Baldassarre peraltro si presenta dopo 5 anni da quando era un candidato al Parlamento europeo con un'esperienza molto positiva, si presenta con 5 anni nei quali, oltre ad aver svolto il ruolo in questa fase finale anche di capogruppo al Parlamento europeo del nostro partito, con risultati importanti sui quali non voglio soffermarmi oggi perché non c'è il tempo, però sicuramente risultati che hanno raggiunto degli obiettivi importanti a livello nazionale, a livello territoriale, ma anche il rapporto con l'Europa noi dobbiamo cercare di affrontare nel modo giusto, non demagogico, non raccontando che usciamo dall'euro per prendere un applauso quando sappiamo che non è possibile questa cosa, ma dobbiamo fare una cosa diversa, dobbiamo cercare di capire come poter andare oltre questo tipo di Europa che non va bene con queste modalità, come costruire una dimensione nella quale gli interessi del nostro paese possano trovare una combinazione favorevole all'interno di uno scenario ampio, di come il rapporto che noi viviamo con l'Europa debba essere rivissuto e rivisto in modo diverso. Noi tante volte, anche citando i fondi europei, abbiamo un approccio con l'Europa come se l'Europa fosse un'istituzione che ci dà un'opportunità e noi non siamo in grado di cogliere questa opportunità. Non è proprio così, perché da questo poi scaturisce quel dato della bassa affluenza quando si rinnova il Parlamento europeo, della non partecipazione, determinato da tanti fattori, ma la verità qual è? È che noi dobbiamo ricordare in questa campagna elettorale anche come stimolo alla partecipazione che l'Italia non riceve dei regali dall'Europa. L'Italia è il terzo contribuente netto a livello europeo, cioè il nostro paese versa nel bilancio dell'Unione Europea delle risorse che ci collocano al terzo posto fra i paesi che versano nel bilancio dell'Unione Europea, e quel versamento non è che lo fanno altri, lo fanno i cittadini italiani col pagamento delle tasse. Allora è chiaro che qui il rapporto con l'Europa e i temi collegati all'utilizzo, alle modalità, alle scelte politiche cambiano completamente perché ci devono far comprendere che oltre alle opportunità delle politiche di coesione per il Mezzogiorno d'Italia, ai temi sui quali noi dibattiamo, c'è un tema di fondo che riguarda un rapporto diretto con questa istituzione, la necessità di porci alcuni problemi che sono fondamentali, perché se la locomotiva d'Europa, la Germania, che sicuramente ha alcune ragioni rispetto a delle inadempienze del nostro paese, dobbiamo dirlo anche chiaramente questo, però se la locomotiva d'Europa in questi anni ha messo delle condizioni che favorissero esclusivamente quel paese e delle condizioni che hanno visto negli ultimi 3 anni anche in Germania la crescita scendere dal 3% allo 0,6%, con una prospettiva che creerà le condizioni per le quali nemmeno in Germania ci sarà una crescita nei prossimi mesi e nei prossimi anni, è chiaro che gli altri vagoni del treno che la locomotiva prova a portare avanti rischiano di fermarsi del tutto, e qui c'è un tasso di disoccupazione nel nostro paese e non solo nel contesto europeo che è a livelli come non è mai stato nel passato. C'è un tema sulle scelte di politica economica di fondo per le quali ci sono due necessità. La prima è quella di rompere alcuni vincoli che non sono più accettabili nel contesto europeo. Mi riferisco in modo particolare al tema del 3% del rapporto con il prodotto interno lordo, che è un tema decisivo per poter sviluppare conseguentemente delle politiche un po' più aggressive all'interno del nostro paese. E poi anche questo ci pone di fronte ad un altro tema, che è quello del rapporto con il governo Renzi. Anche qui dobbiamo ricordare e recuperare anche un nostro ruolo, una nostra identità, perché diversamente rischiamo di essere tutti uguali e non si capisce nulla. Noi dobbiamo riconoscere, e lo dobbiamo riconoscere, a Renzi il coraggio
di aver superato un condizionamento culturale, una supponenza culturale che la sinistra ha sempre avuto nei confronti del centrodestra di Berlusconi. E quando lui ha accettato di ricevere Berlusconi nella sede del Partito Democratico per affrontare con lui i temi relativi alle regole, cioè la legge elettorale, e alla riforma delle istituzioni, cioè la riforma costituzionale, noi abbiamo dovuto, e l'abbiamo fatto con convinzione, abbiamo dovuto riconoscere il coraggio in questo senso e anche un percorso comune e positivo sul tema delle riforme. Ma questo è un binario. Poi c'è un binario parallelo che è l'azione di governo, sulla quale dobbiamo incalzare e dire con chiarezza le cose come stanno, perché anche gli slogan di questi giorni, anche gli ipotetici verificheremo 80 euro in busta paga per i lavoratori del pubblico impiego sotto i 25.000 euro di reddito, che pure toccano una fascia di cittadini, dobbiamo ricordare che ne escludono tante altre fasce. Penso agli autonomi, per esempio, ai lavoratori autonomi, che pure sono una fetta importante, produttiva di questo paese. Così come dobbiamo ricordare che quel presunto beneficio rischia di essere annullato da una decisione che questo governo, il governo Renzi, ha assunto, solamente che i mezzi di informazione, che sono prodighi di spazi di interviste in modo esagerato nei confronti di Renzi in questi giorni, non hanno fatto quando nel primo Consiglio dei Ministri utile il governo Renzi, appena insediato, ha aumentato la tassa sulla casa, la TASI, dello 0,8 per mille, mettendo in condizioni di difficoltà i comuni e soprattutto creando una condizione per la quale quell'aumento vanificherà conseguentemente anche il presunto beneficio sul quale oggi si sta sbandierando tanto per la campagna elettorale. Sono queste le vicende e le questioni sulle quali noi dobbiamo recuperare una nostra identità politica, i temi concreti sui quali dobbiamo cercare di mettere in campo una proposta seria, e dobbiamo soprattutto recuperare le motivazioni per affrontare con convinzione questa campagna elettorale. Allora io colgo oggi questa occasione e chiudo questo mio intervento per ringraziare Luigi per aver voluto organizzare questo incontro. Per ringraziarlo di cuore, perché per chi come me sta per iniziare una campagna elettorale molto complessa in giro per 6 regioni, evidentemente avere occasioni di incontro come quella di questa sera, con un salto indietro nel tempo su temi e vicende, questioni ed esperienze che non possono che rigenerarti positivamente, ti danno anche la forza per affrontare i prossimi giorni in modo più convinto. Ma anche un'occasione come questa per tornare qui a Calimera, per incontrare tanti amici di Calimera e non solo, per poter con loro condividere questi valori, questa esperienza, questo risultato di Luigi, ma anche per condividere con tutti quanti voi le ragioni, le prospettive sulle quali iniziare il futuro di questa campagna elettorale. Oggi abbiamo peraltro una serie di altri appuntamenti per i quali avete visto già un po' di amici iniziare a muoversi in giro per la provincia di Lecce, però sono convinto che al di là della presenza fisica o meno che nei prossimi giorni ci potrà essere in questa campagna elettorale, penso che sia molto importante interrogarsi sulle ragioni politiche e sui temi di merito di questa campagna elettorale. Superare la logica dello slogan, comprendere che la partita che abbiamo di fronte è una partita decisiva per il futuro sia del nostro paese ma anche di questa esperienza politica che in questi 20 anni ha avuto questa grande capacità di rappresentazione per tanti milioni di elettori, e soprattutto comprendere che da questo risultato può derivare un impegno forte per il futuro di un gruppo dirigente, ma soprattutto per il futuro di un'area politica così ampia. Io personalmente sono convinto che questa campagna elettorale, come le altre, sarà una campagna elettorale che ci riserverà delle sorprese. Ancora una volta i grandi mezzi di informazione, i principali quotidiani, i principali editorialisti, alcune grandi televisioni ci raccontano che siamo di fronte ad un risultato non positivo, il sondaggio non è buono, tutta una serie di questioni che servono a condizionare l'opinione pubblica. Io non voglio esprimere una mia opinione su questo, perché sarebbe discutibilissima come tutte le opinioni. Cito 2 fatti però, uno un po' più antico e uno un po' più recente. Nel 2006, alle elezioni politiche Berlusconi contro Prodi, noi arrivavamo in una condizione disastrosa e i risultati migliori ci davano a distanza di diverse punti percentuali. Quella campagna elettorale fu una campagna elettorale che si concluse con una differenza di 24.000 voti, oddio, con una discussa differenza di 24.000 voti, perché se ne parlò per molto tempo di quella differenza, però ci fu un dato: il giorno dopo ognuno di noi
chi più chi meno avrà fra sé e sé pensato: avrei potuto fare qualcosa in più per evitare questo risultato. Lo scorso anno, non molto tempo fa, nelle ultime elezioni politiche, nel mese di dicembre del 2012, a 2 mesi dal voto, i sondaggi ci rappresentavano al 10%, dovevamo ricordarlo tutti. La campagna elettorale si concluse con oltre il doppio dei voti, con un pareggio, perché di questo si è trattato, e se fosse durata la campagna elettorale 2 o 3 giorni ancora, noi avremmo vinto quelle elezioni. Questo vuol dire che c'è un popolo che si muove con maggiore ritardo, che si muove con maggiore freddezza, che è un po' più distaccato, che ha bisogno di essere sollecitato, e noi dobbiamo crederci in questo, perché l'astensione, la non partecipazione, è il modo peggiore per poter far prevalere le idee opposte alle proprie. È bene partecipare, è bene esprimere il proprio consenso, è bene cercare di condizionare, di convincere, di spiegare le ragioni profonde e le motivazioni di questa campagna elettorale. Ecco perché serve un impegno corale, ecco perché serve da parte di ognuno di voi una mobilitazione forte e convinta, per le ragioni che ho detto, ma anche e soprattutto perché in questo momento noi abbiamo bisogno di mettere in campo un'iniziativa politica che possa essere sempre più incisiva in questo senso. E allora l'augurio, l'auspicio, e sono convinto che qui a Calimera come nel Salento non mancherà un contributo importante per il nostro partito. Noi, come ogni campagna elettorale, ci poniamo sempre degli obiettivi, e l'obiettivo è quello che la nostra regione sia la prima regione d'Italia per Forza Italia. Lo abbiamo fatto l'anno scorso, anche lì cambiando un pronostico che ci dava assolutamente in una condizione di grande difficoltà. Io credo che si possa fare quest'anno. E poi c'è un dato, ma questo io lo consegno al vostro buon cuore, al vostro impegno, lo diceva Luigi: su chi deve all'interno del partito provare a ottenere un risultato positivo. Modestamente ambiamo a questo risultato, Luigi, lo diciamo in silenzio partendo da queste assemblee zonali, nei prossimi giorni lo diremo con forza. Lo facciamo perché non darsi un traguardo ambizioso in campagna elettorale vuol dire bagnare le polveri, non affrontare con lo spirito giusto una campagna elettorale. Noi in questa campagna elettorale, in questo progetto politico, in questa strategia ci crediamo e siamo convinti che il 26 di maggio potremo sottolineare e verificare una grande vittoria elettorale. Dobbiamo crederci tutti quanti insieme, dobbiamo farlo per realizzare un progetto politico che è il futuro del nostro paese. Grazie. Che ama la gente, che non prova invidia, che odiare non sa. Gente che non ha rancore, che ha come valore la tua libertà. Che porta in alto una bandiera nuova, che non si arrende, non si arrende.